Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Doran Red. Come vedete siamo ritornati con Castle Crashers, visto che l'ultimo episodio l'ho registrato 2 mesi fa e infatti poi l'ho postato tipo una settimana fa, sia il minigioco che l'altro video. Purtroppo, come ho già detto nel video di Europa Universalis, ho avuto problemi di connessione e finalmente è tutto risolto, non ci saranno più problemi e i video usciranno sempre, almeno una settimana è sicuro, non vi preoccupate. L'unica cosa è, come vedete, ho cambiato stanza, finalmente. Qui c'è un'ottima luce, cioè non c'è quella luce che c'era tipo a sinistra che dava molto fastidio, che illuminava molto male e infatti con la webcam veniva abbastanza uno schifo il video. Ora con la luce che è abbastanza, visto che la luce viene da verso dietro la webcam, la luce illumina bene, non dà fastidio probabilmente. Comunque passiamo avanti e cerchiamo di completare questa parte dove siamo arrivati l'ultima volta. Allora, uccidiamo prima cosa questi cosi che sono abbastanza pericolosi. L'ultima volta mentre parlavo mi stavano mangiando senza fermarsi un secondo. Bene, ammazziamoli velocemente senza farci tanti problemi. Dai, cavolo. Ehi, non li becco mai. Ecco, questo voleva fregarmi da dietro. Solo che sono strani, non capisco come. Ah, ok. Muoiono così, va bene, diventano. Se ne impiccioliscono. Allora. Ok, ora c'è quest'altro mostriciattolo che dobbiamo uccidere. Allora, come dicevo ragazzi, dobbiamo passare il più velocemente possibile avanti, che siamo l'altra volta all'episodio e ci ha trattenuto moltissimo in quella parte. Spero quindi non bloccarmi e rimanere troppo indietro, o almeno ci spero. Cavolo, sti cosi di merda. Ammazziamolo, ammazziamolo. Dai, muori anche tu. Ok, è morto, va bene, tutto risolto. Andiamo avanti. C'è un soldato morto. Che cazzo succede adesso? Un altro boss, perfetto. Un altro boss in pochissimo tempo. Cazzo, caga pure sto. Ma è possibile mai che tutti gli animali in questo gioco cagano? Porco giù. Quanti cazzo di danni fa con quella lingua? Oh, 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 oh. No. Non mi fai fesso. No, non mi fai fesso. Tutto. Oh. No, vecchio. Come cazzo ha fatto a beccarmi? Uccidiamo quei pipistrelli che potrebbe essere probabilmente un problema. Cioè, lo saranno. Allora, dobbiamo stare attenti che quella lingua fa malissimo. E infatti. Prima non lo faceva quella cosa. Oh mio Dio, cosa ho fatto? Oh mio Dio. Mamma mia, l'abbiamo quasi ammazzato. Dai, dai. Figlio di puttana, però. Ok, l'ho ammazzato. Morite tutti, pezzi di merda. Posso prendere il pipistrello. Però non so che danni fa. Preferisco sempre la capretta, comunque. Andiamo. La capretta è la migliore. I soldoni, i soldoni. I soldoni. Ho ucciso 53 nemici. Guadagnato tante monete. Ho fatto esperienza. 183, perfetto. Andiamo avanti. Ok, ah, dobbiamo uscire esattamente. Ok, posso mettere dei punti. Allora, io direi, sto pensando, devo migliorare l'agilità e il potere magico, che forse ci serviranno adesso. Che cazzo è qui? Il castello industriale, il campo fiorito. Penso che qui sono le missioni. Quelle saranno missioni secondarie probabilmente. Andiamo in avanti, siamo con le catapulte ragazzi. Ora si fanno serie le cose. Oh. Vai, ammazziamoli, ammazziamoli, vai, vai. Vai. Oh, guarda, ho visto quello che attaccava con il culo. Tipo stavo per uccidere uno dei nostri soldati. Andiamo avanti. Ah, quindi questo è il prato fiorito, ci sono gli insetti. Non so se sono alleati ai nemici o sono un esercito a parte, però credo che comunque sono alleati. Andiamo ragazzi, andiamo, andiamo. Ok. Uccidiamo anche questo finocchio. E andiamo avanti. C'è la fetta di carne che dà molta vita, ma anche se non c'era bisogno. Ok, allora deduco, mi sa che le api sono l'esercito di dove dovremmo attaccare. Probabilmente, visto che ci sono anche gli umani. Che è molto carino però. Anche questa parte, mi piace molto. Sarà una delle mie scene preferite probabilmente. Questa grande guerra. Siamo ammazzati. Dai, andiamo avanti, uomini. Andiamo, ragazzi. Conquistiamo il castello. Ok. Ah, dobbiamo salire.
No, che cazzo, ma non è nemmeno cliccato, porca giuda, va bene, non fa niente. Ok, dobbiamo salire. Andiamo, soldati, alla conquista. Dove sono tutti i soldati? Ah, ecco, dicevo io. Stanno arrivando, andiamo. Ecco, ah, bellissimo questi soldati nemici. Ah, bello, bello, bello. Sono abbastanza carini. I Jedi. Le armi moderne contro le armi antiche. Chi vincerà? Lo scopriremo. Adesso sono salito di nuovo di livello, perfetto. Dai, 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 le mazzatele. Che cazzo ha lanciato quella bocca? Non toccate i miei alleati, brutti finocchi. Dai, possiamo farcela. Il problema è che... cioè, non è... non è... è molto bella questa scena, comunque, devo dire. Mi piace tantissimo il fatto che stiamo bombardando la città nemica e stiamo attaccando quegli uomini. Cioè, molto carina anche questa cosa da parte di questo gioco. È un bel platform, insomma. Mi piace tantissimo. Infatti... è una serie che probabilmente finirò, una delle poche serie che finirò. Come The Room, insomma. Una delle mie prime serie che ho fatto. Cioè, era troppo difficile per me fare gameplay. Però adesso invece, ormai è tutto come se fosse normale. Dai, andiamo avanti, soldatini. Andiamo avanti, andiamo a conquistare questo castello. Andiamo, ragazzi, andiamo. Fino all'ultimo uomo. Oh, chi cazzo è quello? Dai, ammazziamo. Oh mio Dio, lanciamo un soldato in aria. Dan 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 dan. A me piace tantissimo l'attacco in aria. Senza fine, guardate lì, bam 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 bam. Beh, è bellissimo. È una delle mie combo preferite. Oh mio Dio, che cazzo ho fatto? Oh cavolo, non mi lanciare così, brutto stronzo. Ah, ecco, perfetto, è morto. Andiamo avanti adesso. Dai, che possiamo farcela. Olè, olè. Ok, dobbiamo saltare da qui. La regina. La regina. La principessa, una delle... help me. Vuole essere salvata da noi, ragazzi. Andiamo a baciare anche questa donna. Ovviamente se ci riusciamo. Dove andate? Dove vai? Non puoi mai fermarmi. Dove vai anche tu? Oh cavolo, sto scherzando. Allora, prendiamo questa torta che ci serve, perché abbiamo poca vita in questo momento. Dai, ammazziamo anche questi, ammazziamo anche lui. Ah, un'altra vita. Dai, mi serve vita. Ok, perfetto. Ah, è molto dura questa parte, perché questi soldati ci vuole tempi, tanto tempo per ammazzarli. Puoi colpirli quanto vuoi, ma perdono poca vita. Ah, che poi da notare, non si sono dati, tutti quelli che sono saltati sono morti. Cioè, in teoria sono rimasto da solo. Il re è stato molto coraggioso a attaccare questo regno e cercare di conquistarlo. In pratica è una buona cosa, cioè avremo un nuovo territorio, in teoria. Cioè, ovviamente è una cosa tralasciando fuori il gioco. Porca Giuda, mori, mori, mori. Ok, è morto. Ok, sì, è morto questa volta. Vabbè, i soldi non mi sembrano che ne ho tantissimi. Poi non ci compro una minchia, perché sinceramente mi trovo benissimo con quest'arma. A meno che più avanti non uscirà un'arma iperpotente. Arco giù da loro e ste bombe. Quindi questi qua, a posto di avere l'arco, hanno la bomba. Da come ho capito. Cioè, vabbè, se... vabbè, per il momento cerchiamo di eliminare velocemente questi qui. E così passiamo avanti. Andiamo a capire chi cazzo era quel tizio, perché mi interessa tantissimo saperlo. Muori. Poi questa musica di sottofondo è bellissima, devo dire, molto bella. Ok, eliminiamo questi soldati. Credo che comunque siano rimasti pochi, siamo vicini a quel bastardo, chiamiamolo così, perché mi sta sul cavolo che rapisca le donne. Le donne non si rapiscono, Prendiamo la moneta, almeno questa. Olè, un'altra moneta. Oh, altri nemici. Pensavo fossero finiti in teoria. E invece mi hanno fregato. Oh cavolo. È la mia capra che mi difende con orgoglio. Guardate la mia capra. Cioè, è uno dei animali più feroci. Sono dei buoni alleati. Guardate, guardate. Oh, sono salito anche di livello. Perfetto. Forse era meglio... che tipo stavo quando combattevo con i boss a livello di livello, così recuperavo tutta la vita. Ma purtroppo non sono io che decido, è il gioco.
Ah, eccolo il boss, proprio lui cercavamo. Ma dove vai, Pinocchio? Ti batterò. Che cazzo stai facendo? Oh cavolo. Oh merda. Che per adesso sembra facile, più o meno. Ah. Dai. Dai. Cavolo, fa malissimo, porco Giuda, quando attacca lui. Ok, è andato lì a suonare di nuovo. Porco Giuda, stare attento che questo mi fa male sempre con quelle bombe. Il problema è che fa più male quando ti attacca. Cioè, fa dei danni assurdi. Mi ha dato un colpo, guarda di quanta vita mi ha tolto. E lui è resistente, eh. Porco Giuda. Ok, risuona il piano. Siamo arrivati a metà vita del boss, ragazzi. Possiamo farcela. Cerchiamo di non giocarcela troppo aggressivi e aspettare che lui sbagli i colpi, così lo ammazziamo facilmente. Vabbè, abbiamo quasi, è quasi morto in teoria. Cavolo, le granate che lancia queste sono assurde. Calma, 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 basta. Fa paura. No, cavolo. No, cavolo. Cavolo. Ok, è rimasto con un quarto di vita, ragazzi, anche io. Quella da parte di... Oh mio Dio. Che cazzo di bombe sta lanciando? Porco Giuda, ora me la beccavo addosso. Queste sono le ultime, credo. No, ok, no, sbagliavo. Che cazzo ne sta lanciando? Sono infinite. Deduco che siamo arrivati tipo l'ultima volta che va al piano. Il problema è ammazzarlo. Madonna. Di nuovo? Porco Giuda. Madonna, che cazzo sta combinando questo? Non vedo più niente. Che casino che sta facendo. Dai, principessa, ti salverò. Non ti preoccupare. Riuscirò a salvarti da questo demonio. Riusciremo a sconfiggerlo. Però è bravissimo a suonare il piano. Dai, 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 è morto! Vai, sì! Ah, è stato un lavoraccio. Cosa succede adesso? Però stavo in bagno, o mi sbaglio? Oh, gli ho ucciso il padrone. E ora mi dispiace, sinceramente. Cioè, è una cosa brutta. No, l'ha rapita. L'ha rapita di nuovo. E va bene, ragazzi. Credo di fermare, che ci fermiamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio e scopriremo dove andrà questa principessa e quando la salveremo. Deduco che comunque dobbiamo salvarla in questo punto. Vabbè, ragazzi, ci fermiamo, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!